che sono nato in campagna. Toto Cutugno profetico nel 1995 a cantare la voglia di vivere lontano da smog e stress, abbracciato dalla natura e magari anche da animali. Una tendenza che negli ultimi anni si è andata concretizzando anche per i personaggi dello Star System. Hollywood ha riscoperto il potere terapeutico della natura e sempre più attori lasciano la città per trasferirsi a vivere nel verde. Dopo il divorzio da Amber Heard, Johnny Depp ha fatto le valigie ed è partito alla volta della campagna inglese. Destinazione Somerset. L'attrice Jennifer Aniston l'intuizione di spostarsi in collina l'ha avuta nel 2015, comprando una grande casa con parco a Bel Air. E lì è nato l'amore per le galline. Ha infatti un pollaio che cura personalmente. Julia Roberts ha una sana fissazione per cibo bio e naturale. Ha comprato a Santa Fe, in New Mexico, un'enorme fattoria. Qui, insieme alla sua famiglia, producono tutto quello di cui hanno bisogno. Questo ragazzo della via gru. Claudio Amori e Adriano Celentano vivono da sempre isolati, nel parco della loro proprietà in Brianza, e recentemente hanno acquistato una tenuta nel Chianti, un po' come Albano, che non ha mai rinunciato a vivere tra i suoi olivi nella sua amata Puglia. Allora, intanto Eliana Liotta era colpita da questo filmato. Cosa gli è piaciuto più, l'Aniston con le galline, perché ce l'ho pure io le galline? Oppure, cioè, anche qualche villa, devo dire. Ah, ecco, vedi. Anche qualche va bene la natura, ma non in maniera scomoda. Sì, adesso non è che tutti possono cambiare vita in quel modo, lo sappiamo, certo. Però prendersi un po' di sole la mattina è una cosa che tutti quanti possiamo fare a costo zero. Sì, Eliana, ho capito come costo zero, ma non abbiamo il tempo. Come si fa? 10 minuti di sole la mattina ti danno felicità. Tu hai un orologio nel cervello che capisce che c'è la luce del sole e fa produrre la serotonina, che è la molecola della felicità. Quindi tu ti regali un po' di buon umore, vorrai investire 10 minuti della tua giornata. Allora, quindi per favore, 10 minuti al giorno, cara Monica, devi stare alla luce del sole. Prima di entrare in Rai, tu metti di così in 10 minuti. Va bene. Fallo. Ma cammini fuori, anche, cammini anche. Sì. Fai anche dei respiri profondi, qualche minuto al giorno, facciamo anche questo, poi ritagliare i finestre di digiuno tra i pasti, quindi non mangiare sempre. È giusto. Poi tu dici muoversi, vabbè, quello lo sapevamo. Guardare lontano, attenzione, guardare lontano negli spazi aperti con benefici per la vista. Io ora guardo qua, no? Ecco. Bellissimi, bellissimi, stupendi tutti. C'è Marzullo. Cioè, però che vuol... Alessia, tu lo fai? Sotto voi. Ma guardi lontano. Allora, quando sto a casa mia, sì, perché sto in mezzo al verde, quindi e cosa guardo vedi? Lontano. Beh, vedo gli alberi, vedo la mia piscinina, quindi insomma, non è che la piscina, Alessia. Insomma, voglio dire, quindi sto in mezzo al verde, ho cambiato con le comodità. Cioè lei ha cambiato vita seriamente. Capito? Cioè lei ha cambiato vita seriamente. Tu sei qua, fai un programma bellissimo, fai ascolti, fai tutto e lei però invece c'ha la piscina. No, però come dicevo prima, c'è gente che anche durante il COVID si è tirata i piatti, quindi non sempre stare a casa. Sono aumentati i divorzi col COVID. Quando si hanno i figli piccoli bisogna prestare attenzione che non stiano sempre davanti al computer. Questo perché se no il cristallino ne risente e poi davvero c'è un aumento incredibile di casi di miopia. Gli occhiali per quindi la luce blu. Portali fuori, no, bisogna portarli fuori perché l'occhio ha bisogno di vedere. Infatti lungo. Io questo weekend già tremo che li devo portare fuori. Allora, anche perché non ho una vista, una villa come quella del signore. Allora, Daniela Scotto è in compagnia di Michele che ha cambiato vita. Ha cambiato vita da Milano. Durante il Covid ha capito che la cosa non faceva più per lui e se n'è andato a 1300 metri d'altezza. Gli devo presentare mio marito. Prego, Daniela. Ebbene sì, c'è chi lo pensa e chi lo fa davvero. Il signor Michele ha cercato questa casa, vedi, dappertutto. A un certo punto l'ha trovata e ha detto, è lei. Sotto c'è una libreria che lui gestisce, insomma, vende libri per chi arriva, li vende online e quindi questo è veramente un cambio vita, dalla Milano da bere alla montagna. Eh sì, è proprio una scelta che ho fatto dopo Covid. Quello che avete detto in studio è assolutamente vero e ha funzionato anche per me. Non ci stavo più dentro dopo
una vita passata a fare il pubblicitario milanese, ho detto basta, non ce la posso. E gli anni 8 ride, ho preso baracca, burattini, libri e via, in montagna. Però hai sentito, Iana, lui c'è lavora. C'è tutto quello che hai letto, sì, Caterina, qui c'è tutto. Sì, non pensare che sia una vita in vacanza, giusto? No, ma quale vacanza? Io mi sveglio la mattina col sole, quindi se il sole sorge alle 6 mi sveglio alle 6, se alle 7 alle 7, poi inizio i miei lavori in libreria, vedo gli ordini, faccio pacchetti, li faccio partire. Si lavora. Poi al pomeriggio, quando ho finito in libreria, si lavora fuori, però con l'orto, il prato, le galline, le gambe. Daniela, c'è Iliana per voi. I caprioli, però. C'è Iliana per voi, anche perché non abbiamo detto dove siete, no? Siete in Piemonte? A Val d'Ossola, mi dicono, a Trasquera. Sì, sì. Trasquera nel Verbano Cusio-Ossola, sì. Prego, Iliana. No, in realtà mi sono quasi autoconfinata, qui c'è quasi la Svizzera. Ah, ecco. La Svizzera qua si raggiunge a piedi in 20 minuti, su per i monti. Meraviglia. No, cambiare vita non significa essere degli sfaticati, non lavorare più, significa però cercare un lavoro su misura, un lavoro che ci costruiamo in base alle nostre inclinazioni. È questo che abbiamo capito durante la pandemia. Non quindi è facilissimo, non un lavoro, non è facilissimo, ma la tendenza chiarissima c'è. È questa, è una rivoluzione che è partita dal basso e non si fermerà. 60 secondi, ci fermiamo noi, c'è la fuga comunque anche dalle grandi città. Intanto Fabrizio D'Alessio, hashtag la volta buona, raccoglie un po' di messaggi, perché tutti vedono questo signore, insomma, che si è trasferito, continua a lavorare, ma lo fa in montagna, e non so in quanti dicono oh beato lui, io no. Ma insomma, la montagna è bella, però non è una vita semplice, ha ragione. Non è semplice, pensa una vita in vacanza, in realtà è una vita complicata. Seguire insomma la natura. Io della mi ricordo montagna, quando noi dicevamo semplice. Lavorare meno, lavorare tutti. Te lo dice una lavorare tutti, adesso invece lavorare in modo diverso, in maniera più slow. Sì, no? 60 secondi. Però, su misura. Con quali tutele? Noi ci fermiamo 60 secondi, voi continuate.